Crack and Cry. Il più veloce di tutti. È il più veloce. Il più veloce del West. Allora, so benissimo che Mario ti fa Inter. So benissimo che Juve è merda. Secondo me, i marcatori di questa sera saranno Insigne, Materazzi, Totti. A Petrucci c'è Voghete che parla di calcio. Guai, guarda che ne so di calcio io, eh. Un mio ex era un calciatore. Mi ha fatto anche capire un po' meglio Blue Lock. Perché quando parlavano di difensori e attaccanti, io già sapevo che cos'era. Senza che mi dessero la spiegazione. Comprendo il calcio. Puoi anche spiegarmi, Blue Lock, ma so già tutto. Cos'è il fuorigioco? Aspetta. Il fuorigioco è quando... Aspetta. Sì. Aspetta. Il fuorigioco, raga, è quando... Io so che il fuoricampo... il fuorigioco, raga. Che ho detto? Il fuoricampo? Il fuorigioco... Zit. Il fuorigioco è quando un calciatore, un attaccante... Quella precisione. Tira la palla quando è qui. Perché tu, nel momento in cui sei dentro questo rettangolino qua, non puoi tirare la palla. Perché sei troppo vicino. No? 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 Non ho mai visto la chat andare così veloce in vita mia, raga. Non sono troppo vicino qui? Cancella live. Allora, aspetta, ok. Allora, cerchiamo di capire. Allora, aspetta. Magari è come... È come con il latino, è facile risalire alle cose, basta pensare alla parola. Se tracci una linea dove ci sono i difensori, ti viene meglio il calcolarlo il fuorigioco. Ma perché bisogna calcolarlo? Ma in che senso? Secondo me, allora, il fuorigioco è quando... Allora, io so che una partita di calcio è divisa in 40 minuti la prima parte e 40 minuti la seconda parte. Quindi il fuorigioco è quando... Dopo i primi 40 minuti siamo pari? No, dopo i secondi 40 minuti siamo pari e quindi bisogna andare avanti ed siamo fuori gioco? 45-45, non lo so. Non c'entra un cazzo, non c'entra il tempo, ok. La palla viene passata a un giocatore oltre l'ultimo difensore avversario. Aspetta. Quindi il fuorigioco è se la palla viene passata a un giocatore oltre all'ultimo difensore avversario. Allora, una partita di calcio è formata da 11 persone. Quindi, ne abbiamo una, ok? I difensori sono difensore laterale destro, difensore laterale sinistro, difensore centrale, e poi due tizi qua, due attaccanti qui, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, e due attaccanti qua, giusto? Sono 11 per... Sono 11, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 12 così, aspetta, no? Raga, mi state mettendo pressione. Aspetta, ok, aspetta. E quindi come cazzo si forma? Aspetta. Esco, non sono tre difensori. Okay. No, aspetta, mi sta... 11 per squadra. 15 sono quelli in panchina? 15 è tipo... Ci sono altri due tizi in panchina? E qua sono... Sono 11 in campo, ok? Porca troia, quanti cazzo sono? Ah, aspetta. Perché tra l'altro sono 11? E quanti cazzo sono? Cioè, quindi... E dove li metti 11 persone? Ma che è? E che ne metti? Un'altra qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Quanti... 9 sicuramente qua, perché qua si mettono i due che devono calciare la palla all'inizio. E dove cazzo li metti 11? Oh! 4 difensori, 4 centrocampisti, 2 attaccanti standard. 1 il portiere, senza lui non si gioca. E fin qua. È un casino, perché ti ammassati così. Posso dire questo? Non era questo il punto? Io semplicemente volevo spiegare che cos'era il fuoricampo. Fuoricampo. Che palle! Fuorigioco! Spiega la rimessa laterale un attimo. Questa la so. La rimessa laterale è quando c'è qui il portiere. Qui si sta svolgendo l'azione. Quindi questi due si stanno battagliando per la palla. E il tizio viola... No, scusatemi. Il tizio rosso lancia la palla fuori. E quindi il tizio viola ha la possibilità di mettersi qui nell'angolino e tirare la palla dove cazzo gli pare, qua in mezzo. Questo è il calcio d'angolo, ok. Dai, no, partisci, dai. Vedi che ne sai allora. No, dai, che palle, cos'è che... Rimessa laterale. Quindi ah, laterale, avete ragione. Aspetta. Torniamo agli yaoi, bravo. Laterale. Quindi è quando... Due giocatori, il tizio viola e il tizio rosso, si stanno battagliando. La palla viene scagliata dal signor rosso fuori, quindi... Ed è l'ultimo che ha toccato la palla, e quindi il signor viola può mettersi qua
e dire vaffanculo, te la rispedisco là. Con le mani si fa così. Dai, allora che cazzo vuoi? Ah, boh, questo lo so, madonna. Torniamo a fare il gioco. Ok, allora aspetta. Disegno linea difensiva e un avversario in attacco oltre la linea difensiva. Difensori. Quindi, difensori. Allora, questa è la zona dei difensori, ok? Da quello che ho capito. Sono quattro difensori e questa è la loro zona. E se un attaccante, ma sempre della stessa squadra, giusto? Fa un qualcosa di qua, quindi quando è nella zona dei difensori, tipo, boh, si fa passare una palla da un difensore, ma è nella sua zona, è fuori gioco. No, quando è di un'altra squadra. Ok, quindi quando arriva il signor rosso, ed è qua dentro la zona dei difensori, e gli dice, bro, ti tiro la palla qua, loro dicono no, perché è la nostra zona. E tu puoi solo tirarla o qua, o qua? No, devi stare oltre l'ultimo difensore. Quindi il rosso deve stare qua. Quindi se il rosso è qua e fa qualsiasi cosa, è no, bro, è un fuorigioco. Quando la passano che è davanti alla linea dei giocatori, lì è fuorigioco. Servono due giocatori di squadra rossa, uno dietro, i difensori di squadra rosino e uno davanti. Il giocatore dietro, i difensori, non può passare la palla a quello davanti, i difensori... Quando passano la palla a un giocatore dietro, l'ultimo difensore avversario. Quando passano la palla dietro, all'ultimo difensore avversario. Quando passano la palla dietro, all'ultimo difensore avversario. Quindi, aspetta. Quindi, se ci sono due rossi che fanno roba, che si passano la palla a vicenda, dietro uno del... Vabbè, qua sono tutte in linea, ma dietro il difensore dei... Viola significa che è fuori gioco. Cioè non possono fare roba superato questa riga qua. Ma perché no? Ma come... Ma che cazzo? Quando viene effettuato un passaggio in avanti verso la porta avversaria, verso un tuo compagno che oltre il penultimo, il penultimo giocatore avversario in campo, penultimo perché di norma c'è il portiere, è fuori gioco. Quindi quando viene effettuato un passaggio in avanti verso la porta avversaria, verso un tuo compagno che oltre il penultimo giocatore... Aspetta. Io, in questo caso, che ho fra me e il mio amichetto dei cattivi, posso passargli la palla. Se non c'erano i cattivi, io non potevo farlo. Al contrario. Ok, quindi... Però verso la porta avversaria. Cioè, allora, scusatemi. Verso la porta avversaria e noi ci stiamo medesimando nei rossi. La porta avversaria è questa. Perché questa è viola. E quindi verso la porta avversaria, a così. Quindi perché invece mo deve essere a così? Hai disegnato il fuorigioco così? Così è fuorigioco? Così è fuorigioco? Questo è fuorigioco. Io sono... Questo è fuori... Aspetta. Fermi. Questo è fuorigioco? E allora perché non andava bene prima che io l'ho detto così? Non ho detto il contrario. No. Non ho mai detto il contrario. Non è vero. Raga, riguardatevi il VOD. Non ho mai detto il contrario. Io, in questo caso, che ho fra me e il mio amichetto dei cattivi, posso passargli la palla. Io ho detto nel momento in cui io, amichetto rosso, passo al mio amichetto rosso di qua, perché devo andare a fare porta qua, questo è fuori gioco. One eternity later. Nel momento in cui io faccio questo, il signor 2, il signor rosso 2, non può fare questo. Perché fra il signor 2 e il portiere non c'è un cazzo nessuno. Invece ci deve essere almeno un viola qua. Tu, il VAR è la velocità di un calciatore raddoppiata quando va supersonico raddoppiata. Che cazzo ne so? Che cos'è il VAR?